questo è un premio che premia le donne, quindi io sono solo una, diciamo, un tramite, ma credo che siano davvero oggi premiate tutte le donne che in qualche modo lavorano, trafficano, diciamo, cercano di vivere al meglio una vita complessa, no? Come tenere insieme famiglia, lavoro e anche volontariato. Molte che sono qui sono anche volontarie. Quindi io lo condivido senz'altro con loro, non è solo il mio. È stato un discorso e un messaggio che anche se è rispecchiato penso nei premi, che vuole premiare sicuramente lo spirito di comunità, chi fa qualcosa per la comunità, si erge ad esempio, sia che siano attività produttive, sia che siano il volontariato. Quindi il messaggio era focalizzato soprattutto su questo e sul ruolo centrale che hanno le città e i loro sindaci, perché io penso che insomma, la ripartenza possa ripartire solo dalle città. In questo premio, in questa onorificenza c'è il lavoro di un sacco di persone, di tutti gli infermieri, di chi pulisce il reparto, di chi lo approvvigiona, di chi medica i pazienti, dei consulenti che vengono dagli altri reparti e di tutta la struttura che l'azienda mette a disposizione con i mezzi tecnici che sono sempre più all'avanguardia per la cura degli ustionati. Noi vogliamo, il nostro scopo è quello di restituire non solo la vita, perché adesso i sopravvissuti sono molto più di prima, ma la qualità della vita e quindi come poter riprendere a lavorare, come poter riprendere a muovere le mani, ad avere una vita sociale, una vita affettiva. È importante che sia, come dire, la conseguenza di tante segnalazioni che sono arrivate dai cittadini di Parma. È un segno che la città è vicina all'ospedale e che l'ospedale dà servizi che sono apprezzati dalla cittadinanza. Il suo aspetto oggi è simbolico perché lei sta indossando il cappello di Lucia Annibali. Sta indossando il cappello di Lucia Annibali perché ha molto cervello ma poca testa, se l'è dimenticato, allora mi hanno detto per favore riportalo a Lucia, io per non dimenticarlo a mia volta me lo sono messo in testa così non me lo dimenticherò. E il cappello è tornato nelle mani della proprietaria, insomma. Per fortuna. Lucia Annibali, questo premio riguarda anche lei, insomma, lei in qualche modo anche a Parma è... Me come uno dei tanti pazienti che vengono curati in modo regolare dal centro. È molto meritato perché veramente fanno un lavoro eccezionale sia come da un punto di vista medico ma sia anche da un punto di vista umano, dell'affetto, del sostegno per i familiari, per i pazienti stessi. Quindi sono molto felice davvero per tutti loro. Si sente un po' di Parma, nell'ultimo tempo è quasi diventata cittadina della città, sì. Insomma, di Parma. Quindi... No, io mi sento bene qui a casa, tranquilla, serena quando sono qua, sono contenta ogni volta che posso venire. È un riconoscimento importante che accettiamo con molto piacere e davvero con tanto piacere. 50 anni di attività del consorzio a tutela di un prodotto che è un simbolo locale e il riconoscimento che viene dal proprio territorio non può che essere davvero veramente apprezzato. Come si sente dopo la premiazione? Sicuramente onorato e mi rendo orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare con Parma, lo sport nel mio caso nel mondo, perché prima in America e adesso in Africa. Io ho sempre lavorato tantissimi, fino da giovane, sul palcoscenico, ho fatto tantissime cose, addetti alla realizzazione della buona uscita del teatro. Insomma. Qual è il ruolo del teatro nella città? Molto importante. Il teatro è la cosa primaria dell'80% del popolo di Parma, almeno. A Parma c'è una cosa che non c'è da molte parti, la musica è un fatto popolare. E anche se a volte passano periodi in cui viene trasformata in una cerimonia nobiliare, i parmigiani comunque hanno un'affezione, fa parte di un tratto. Sono emozionato e mi sento molto onorato di questo riconoscimento che penso vada
a tutti i nostri soci e a tutto quello che rappresenta l'associazione di Tiorsino di Parma. Una domanda su chi vede il Sant'Ilario ormai come un po' un premio vecchio, nel senso un po' provinciale, un po' magari limitato. Secondo lei invece è ancora importante, è ancora un segno, diciamo, di riconoscimento? Ma innanzitutto è un premio per dare evidenza magari a quelle persone, a quelle realtà tante volte che non sono conosciute da tutti ma che possono rappresentare un esempio. Questa poi è la chiave di lettura che gli do io, quindi in passato secondo me è stato un po' troppo abusato del numero di medaglie e della tipologia delle persone che venivano premiate. Quindi noi stiamo cercando di riscoprire, e se c'è chi dice che è magari un valore un po' provinciale, anche questo fa parte, come dire, anche del messaggio del discorso di oggi. Siamo una città che ha una sua dimensione, ha le sue caratteristiche, ha una sua identità, nella quale c'è anche il premio Sant'Ilario. Quindi penso che sia una cosa importante tenuta nei valori che l'hanno ispirato inizialmente.